Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Misteri del Mondo. Oggi parleremo di Jonathan Galindo, questa strana figura, questo strano essere che tristemente è tornato alla ribalta nella cronaca per un fatto terribile, il suicidio di un ragazzino che appunto prima di morire ha scritto di dover seguire un essere con un giubbotto scuro. Ecco, innanzitutto bisogna cercare di fare chiarezza. Chi è, cos'è Jonathan Galindo? Tutto nasce nel 2012, quando un certo Samuel Canini, un make-up artist famoso in ambito horror, crea questa maschera, crea questo personaggio molto simile a Pippo, un Pippo in salsa horror, e lo crea per far vedere le proprie capacità nel campo appunto del make-up, una figura assolutamente inquietante, per nulla però creata e collegata a quello che sarebbe venuto in seguito. Nel 2017 cominciano a nascere dei profili col nome appunto di Jonathan Galindo, con immagini appunto con le fattezze di questo essere creato appunto da Canini alcuni anni prima. Ed è da qua che comincia a svilupparsi una sorta di creepypasta, una sorta quindi di racconto horror fortemente simile a quello della Blue Whale Challenge, che si basa su questa creatura, su questo essere che avrebbe contattato ignari bambini e li avrebbe sfidati a un gioco tremendo, un gioco basato su varie tappe in cui questa persona compiva richieste che in ultimo potevano appunto portare anche al suicidio. Ecco, il fatto qual è? È che in argomenti come questo, spesso da un punto di partenza fittizio, la realtà poi va a imitare la finzione. Nel senso che, da quanto risulta da indagini anche della polizia, in Italia, in realtà, quantomeno negli anni scorsi, nessuno si era realmente presentato come Jonathan Galindo e nessuno aveva indotto i bambini a questi giochi mortali. Basti pensare che anche per la Blue Whale Challenge vi sono dei processi, anche dei processi per false informazioni, appunto perché anche qui, anche con la Blue Whale Challenge, vi è un sottilissimo confine tra finzione e poi imitazione, per cui su una narrazione che è fittizia, che è finta, che non è mai esistita, la realtà va a imitare un qualcosa di fittizio, per cui poi realmente sono avvenute delle Blue Whale Challenge basate su un racconto che invece era appunto nato come una creepypasta, come un qualcosa di inventato. Ecco, con Jonathan Galindo il discorso è simile, perché Jonathan Galindo è stato ulteriormente reso famoso da un celebre youtuber sudamericano, Carlos Name, il quale nel 2017 ha postato una foto, ed è seguito da milioni di persone, una foto che ritraeva un essere umanoide con le fattezze di Jonathan Galindo, affermando appunto di averlo visto sul balcone di casa propria. E da qui nuovamente la figura di Jonathan Galindo è tornata in auge, per cui abbiamo avuto una nuova creazione di tantissimi profili sia su Facebook sia su TikTok con questo nome. Che cosa è accaduto? È accaduto un tam-tam mediatico che ha riportato alla ribalta questo personaggio. Vi sono appunto anche notizie di mamme preoccupate per il fatto che i figli avevano ricevuto dei messaggi inquietanti da questo Jonathan Galindo. Ecco, anche qua la polizia si è informata e non risulta nessuna denuncia da parte di mamme relative a questo Jonathan Galindo, per cui anche qua questa notizia del personaggio che avrebbe avvicinato bambini nelle Marche è fittizia, per cui una notizia incontrollata che però ben potrebbe aver creato imitatori, pervertiti, altri soggetti che vanno a creare profili Jonathan Galindo e poi realmente contattano le persone. Nell'ultimo tragico caso del ragazzino napoletano di 11 anni, anche qua si può notare un
massiccio caso di mala informazione da parte della stampa, perché appunto i vari rotocalchi hanno collegato appunto Jonathan Galindo con la morte del ragazzino, quando appunto invece la polizia ha dimostrato che il riferirsi a questo personaggio incappucciato da nessuna parte stava scritto Jonathan Galindo, semplicemente appunto il ragazzino fa sì menzione di un personaggio incappucciato, ma il collegare questo personaggio a Jonathan Galindo è frutto appunto di una cattiva informazione da parte dei cosiddetti professionisti dell'informazione. Il problema è che vi possono essere imitatori, dei soggetti che nel momento in cui leggono questa cosa qua di Jonathan Galindo si fanno prendere dalle proprie perversioni, dalla propria follia, e realmente vanno a creare dei profili con questo nome, appunto Jonathan Galindo, e realmente vanno a contattare bambini e ragazzini con gli scopi pessimi. Samuel Canini si è subito premurato su Twitter di scrivere che egli non c'entra nulla con Jonathan Galindo e che lui aveva creato questo personaggio, questo Pippo, nel 2012, ma per scopi di make-up in concorsi di make-up horror, per cui egli assolutamente non c'entra nulla con tutto quello che è accaduto dopo. Per cui qua la chiave è quella di cercare di informare nella maniera il più possibile veritiera, per cui il momento in cui certi organi di informazione cominciano a battere il tasto su Galindo Galindo, qualcuno purtroppo andrà realmente a creare ulteriori profili e gli verrà l'idea di contattare giovani persone con questo nome, cosa che appunto era successa anche con la Blue Whale Challenge ed era successa anche con Momo, un'altra entità inquietante che si diceva contattasse ragazzini. Ecco, il problema qual è? Il problema è che passare da una creepypasta alla realtà il passo è assolutamente breve. Però a mio giudizio l'aspetto più significativo è quello che nel momento in cui appunto si forniscono a bambini e ragazzini certi strumenti, secondo me bisogna mettere in guardia più che altro non tanto dal Jonathan Galindo di turno, ma bisogna mettere in guardia che spesso gli orrori non si presentano prima facie in maniera già orribile, ma spesso l'orrore si nasconde in persone che invece si presentano come persone normalissime. Sarebbe troppo bello pensare che, come dire, l'orrore possa provenire da persone mascherate con il viso deforme, con fattezze orripilanti. Purtroppo, anzi, bisogna cercare di far capire come l'orrore possa stare presente nel vicino di casa o nella persona che si ipotizza essere rispettabilissima e che invece tale non è. A mio giudizio bisogna far capire che l'orrore può essere dietro l'angolo e che non sempre, anzi quasi mai, ha le fattezze del personaggio horror, ma anzi è in genere umano, fin troppo umano. Grazie a tutti e buona serata.